C'è stato, voi come CGL cosa avete fatto? Al 29 c'è un'unione. C'è stato un pestaggio. Voi cosa avete fatto? Niente. Il lavoratore, cosa allora noi abbiamo fatto la trattativa il giorno 3 al 29 c'è un pestaggio. Allora, allora il 29 doveva esserci, diciamo, una trattativa, c'è stata perlomeno una situazione dove l'azienda ha proceduto in modo unilaterale alle assunzioni. Questo il giorno 29. Il giorno 30 da questo vi è sta. Allora, c'è stato una lo ripeto, c'era la trattativa in prefettura alle ore 12. Siccome il fatto increscioso del pestaggio è accaduto alla sera del 30, non c'è stato. Allora, noi abbiamo fatto la trattativa davanti al prefetto, insieme anche, diciamo, con i colleghi comunque dei Cobas che poi dopo dal carcere. Che si sono, diciamo, poi dopo alla fine, no, sono usciti da quella trattativa, allora, però c'era la trattativa. Allora parliamo. Oh, continuiamo ancora l'assemblea. Dai fuori. Allora, io però vorrei precisare che davanti ho solidarizzato relativamente a un fatto increscioso che non doveva accadere. Il licenziamento del delegato CGL, cosa ha fatto lo Sly Cobas? Cioè cosa facciamo? Noi abbiamo lottato per il nostro delegato è stato licenziato. Cosa ha detto lo Sly Cobas? Noi siamo per l'unità comunque, per tutti i lavoratori. Allora è inutile fare polemica. No, io volevo fare una domanda sola. Come mai eravate disposti ad accettare il tipo di cambio del contratto, cioè dai lavoratori dei trasporti ai lavoratori del commercio? Allora lo spiego perché questa situazione, che se ne dica, se uno conosce i contratti, non è previsto nel contratto dei trasporti, non vi è una piccola postilla che sarebbe la clausola sociale con il fatto del mantenimento, diciamo, del contratto in essere. Un'azienda, lasciamo perdere il fatto, diciamo, di questa azienda, ma generalmente può decidere, siccome l'aspetto è commerciale, di poter anche applicare, sempre relativamente ai contratti CGL e CISL e UIL, il contratto del commercio. E per questo non c'è nessuno che svende le situazioni con altri contratti. Quello è un contratto collettivo nazionale di lavoro uguale a quello dei trasporti, che può benissimo essere, diciamo, applicato, proprio perché nel cambio di appalto dei trasporti non vi è la clausola sociale, ahimè, purtroppo, e lavoreremo sicuramente per metterla, perché da questo punto di vista, voglio dire, le situazioni che vengono avanti imporranno a livello nazionale di tentare di mettere questa clausola. Ma è per questo motivo che non si è accettato un contratto capestro come qualcuno voleva mettere. Continuiamo un attimo l'assemblea, dai, così lo facciamo i capannelli, per favore. Siamo l'opinione delle... Allora, scusate un attimino, se no facciamo tipo di trasmissione amici. Allora, grazie allo sciopero dei lavoratori, questo qua non è altro che trattative al prefetto, anche perché io ero presente il 30 e sono stato uno dei promotori dello sciopero, quindi te posso dire direttamente, le guardie e l'azienda si erano già scelte il sindacato per andare a trattare al prefetto, facendo i conti senza l'oste, che erano i lavoratori che tenevano il blocco, si erano scelti loro chi è dove andare a fare le trattative. Lei ha detto prima, perché le trattative possiamo anche fare dentro un bar, non c'è problema di andare a fare anche un accordo dentro un bar, è soltanto una questione di luogo, ok? Poi dopo ci hanno convocato, però non è interessato, tanto noi abbiamo imposto all'azienda, no, attraverso la trattativa dal prefetto, il mantenimento dei lavoratori tutti sul luogo di lavoro senza nessun trasferimento. Voi il 7, i sindacati al prefetto già erano possibilisti sullo spostamento nei meriti, andavano comunque sempre a contattare loro sulla pelle degli altri lavoratori, perché funziona così, perché ho sentito qualcosa, ha detto ma noi siamo 6 milioni e noi abbiamo fatto sciopero, i rapporti di forza cambiano, ma perché voi avevate già gli accordi di questa roba qua. Allora, questa roba qua, questo quindi ne va dato merito non a Fulvio Di Giorgio, ma ai lavoratori che hanno imposto all'azienda, ai sindacati confederali, così il rincorrere, perché è stata rincorsa la questione.
è stata rincorsa, quindi il merito va ai lavoratori che hanno imposto le condizioni che poi sono condizioni già di legge, cioè non è che sta chissà che rivoluzione, abbiamo imposto all'azienda il stabilimento di quel minimo di legalità. A me non mi frega niente a me del contratto che gli apri così, l'azienda che entra deve assumere tutti quanti perché lo prevede la legge, poi adesso come cazzo devi fare, ci hanno provato, anche a voi perché non li avete mai educati i lavoratori a fare la lotta, perché questi qua si sono permessi il giorno prima da presentarsi con i contratti a 24 ore e farli firmare lo spostamento ai lavoratori, lo sai che dicevano quelli dell'Uxa? Erano i nostri quelli da spostare, i 35 che stavano di fuori, perché loro la selezione l'avevano già fatta prima con la scelta dei contratti. E voi andate ancora a discutere dei spostamenti, 60, 8, ma voi state discutendo di quella roba lì dal prefetto. Noi c'eravamo e non ci facevano mica parlare, non mi interessava perché tanto noi avevamo mantenuto lo sciopero. C'erano rincorso perché c'era il blocco, non perché è venuto tessere. Io anche le faccio 1000 tessere, me ci pulisco il culo se non c'è sta la gente che lotta. Chi rappresentiamo? Rappresentiamo sì ed essere, però no, non è questo qua. Dobbiamo rieducare le persone a rimettere i rapporti delle forze, a farsi considerare come persone umane che hanno la propria dignità e devono essere rispettate come lavoratori e non essere considerati come quei pacchi che stanno lì sopra, che possono essere buttati, spostati, come cazzo gli pare a loro, capito? E questa lotta qua ha dato dimostrazione anche agli altri lavoratori, Origio, Durate, ma tutti alla Cunnagel, già si stanno a preoccupare che sta un'altra situazione che sta qui vicino. Già se stanno a preoccupare, ha detto, mo tanto li aspettiamo pure da altre parti, gira la roba, bisogna rieducarli, perché non c'è trippa per me per voi, cioè fanno un culo come il secchio, e chi ne risponde? Sono i diritti dei lavoratori, perché se un diritto che perdono lui, lo perdiamo tutti quanti, un diritto che vincono loro, lo vincono tutti, per quello noi facciamo che tutti i lavoratori devono essere uniti sul posto di lavoro, a prescindere anche dall'essere indagato tutto quanto là, ed è non spiluccare sulle cose, va uno rappresenta quell'altro là, dobbiamo rieducare i lavoratori a farsi rispettare e lottare per i propri diritti, se no, perché è la lotta che porta alla conquista dei diritti, perché la libertà non è mai data per sempre, ogni giorno la devi conquistare e la democrazia va esercitata. Tu non puoi sciogliere, non si incontra, lo difenderemo con la lotta. Fare qualche intervista. Paraculi.